Mauro sono preziosissime per me e me le porterò appresso. È vero, tutto quello che ha detto io l'ho vissuto solo nei suoi racconti, perché chiaramente non c'ero. Cioè, i miei anni di vita con lui sono stati gli ultimi 20, quindi non, prima è tutto un grande racconto, anche un po' mitico, è vero, hai ragione, di tuo padre, di cui aveva veramente, adesso non mi aspettavo questa esternazione, diciamo, ma di cui aveva un enorme rispetto e, come dire, come una figura politica di quelle che hanno lasciato un segno, no, nel territorio. E quindi, ok, sono molto emozionata ovviamente, e anche perché ho già, come dire, vi ho già abbracciato tutti. Questa era la cosa, il significato anche per me di questa giornata, no? Cioè non solo di ricordare Ruggero, di mettere un pezzo di storia sua dentro queste mura, ma proprio di anche di rivedere gli amici, insomma, di trovarci tutti insieme. Io quando ho pensato a questa giornata, ho pensato che avevo in mente due parole. Una è gratitudine, e oggi si conferma. Io sono molto grata al comune per questa possibilità. Devo dire che Guglielmo Invernizzi non è citato a caso, cioè Guglielmo mi ha veramente preso per mano fin dall'inizio, da 2 anni fa, quando Ruggero è mancato, e mi è stato vicino. È stata una presenza importante perché mi ha anche guidato, no, attraverso così cosa fare di questa cosa che per me era conosciuta ma anche molto sconosciuta. Cioè io mi ricordo quando guardavo questi armadi nel primo lockdown e dicevo: ma qui dentro adesso come faccio a metterci le mani? Piano piano questa cosa ho cominciato a conoscerla. Devo ringraziare anche Mariangela Previtera, perché anche lei col suo suggerimento di Guglielmo mi ha orientato verso uno studio che mi ha aiutato a fare una prima mappatura della collezione dell'Ago di Como, che è quella che ho di fatto l'unica su cui ho messo davvero le mani, e un po' quindi l'avvio di questo gestire le sue cose. Sono grata a Ruggero naturalmente perché è stato con me e per... ho una responsabilità importante, che è quella di essere un po' la testimone della sua passione, e per lui era una vera passione. A parte Marco, che in questo periodo tutti quelli del museo sono stati con me nel costruire questa cosa, cito anche Patrick Druller, che mi ha veramente sostenuto con un sorriso, cioè con tanta, come dire, anche nelle chiacchierate così però mi ha dato un vero sostegno, e poi ringrazio tutti, nel senso che adesso non posso citare, però tutti quelli che mi sono stati vicini, e ho sentito veramente l'affetto. Quindi l'altra parola che mi veniva in mente era la parola compimento. Per me questo è un secondo compimento di una vicenda che ci ha riguardato e che mi aiuta a consolidare un legame con lui e comunque a farlo andare avanti. Per lui il primo compimento è stato il libro, che Roberto, come dire, ha contribuito a far nascere, a partorire, insomma. Il secondo sicuramente è questo qua, perché Ruggero era un uomo molto, io dico sempre che era l'uomo meno egoico che abbia mai conosciuto. Lui lasciava essere gli altri e si lasciava anche essere molto, senza definirsi mai con le parole, solo nel fare, cioè nelle cose che gli piacevano, le sue passioni, la sua veramente profonda passione, perché non penso che fosse davvero il nocciolo attorno a cui la sua vita si è snodata, questa delle fotografie, della passione per l'antichità, insomma. E quindi il fatto che oggi il Museo del Paesaggio gli abbia dato casa
ha proprio un grosso significato, secondo me, per me. Basta, dico solo che appunto Roberto Caccialanza non è qui a caso, è stata la persona in cui incontro ha fatto sì che tanta gente che conosce bene Ruggero qui per tanti motivi, insomma, sa quanto è stato lungo il parto del libro. Ecco, diciamo che Roberto è stato come la levatrice davvero, nel senso che incontrarlo ha voluto dire dargli quegli strumenti anche tecnici, no? Di poter, Roberto è uno storico della fotografia, un grande impegno in questo campo, e aveva già l'esperienza della pubblicazione di libri, quindi è stato proprio, come dire, così che ha facilitato il parto. Io di questo mi sarò sempre grata, perché meno male che c'è stato e ha fatto in tempo a fare questa cosa prima. Basta, non ho altro da dire, vi abbraccio tutti, perché per me oggi è questo anche un compimento, cioè il fatto di essere qua. Grazie.